Camminata sulle orme di Gioacchino da Fiore in memoria di Saverio Torpea, organizzata dall'omonima associazione nell'ambito del Festival delle Erranze e della Filoxenia. Noi di lamesiaterme.it vi abbiamo preso parte e realizzato alcune interviste. Eccoci qua. Dove ci troviamo in questo luogo bellissimo? Ci troviamo all'ingresso della Faggeta, che è situata sul Monte Valentino, verso Condrò, quindi siamo quasi alle porte di Condrò. Siamo in un punto importante perché ci troviamo tra più comuni, dove si incontrano Carlopoli, Decollatura, Platania e Serra Stretta. Quindi siamo in un punto importante per il territorio. Il cammino comunque non è difficoltoso, perché a parte delle salite, devo dire la verità, è una bella passeggiata. Sì, è molto soft perché è quasi tutto pianeggiante, ci sono pochi dislivelli, è tutto al coperto, quindi all'ombra, e non è difficoltoso, solo ovviamente bisogna essere un po' allenati per fare... E attrezzati di calzature giuste, secondo me prima cosa, pantaloncini corti, maglietta corta e acqua. E scarpe, importantissimo, non è un sentiero da fare con le scarpe da running. Ma da passeggio. E dimmi una cosa adesso, perché io ti ho detto già, Emanuele, con Trenti Trekking, cosa importante, voi state organizzando qualcosa in questo periodo? Allora, ieri abbiamo fatto, dato che noi siamo un'associazione sportiva a 360 gradi, e siamo stati a fare un torneo di calcio a Cesena, arrivando in semifinale. Oh. Ieri abbiamo fatto un torneo di volley a San Mazzeo. Oltre alle escursioni che diciamo ci rappresentano principalmente, che ne facciamo uno ogni 15 giorni, e abbiamo a che fare con il Confrenti Sport, che è una settimana di sport dove anche tu sei venuto. Sì, mi ricordo 2020. Assolutamente. Poi c'è stata la pandemia, ci siamo fermati, questa sarà la quinta edizione dei Confrenti Sport, e quindi ci sarà una settimana di sport per la settimana di Ferragosto, per dare possibilità ai turisti di passare una settimana tranquilla in vacanza, stando comunque nel centro storico, senza andare a spostarsi troppo a mare, oppure spostarsi a mare però poi ritornare, perché c'è l'evento sportivo dove loro sono iscritti, e quindi in questo modo abbiamo cercato di trattenerli nel centro storico del paese e quindi far vivere la comunità. C'è da dire che per trovare tutte le informazioni basta andare sui social, la pagina Facebook, Confrenti, quindi tutte le informazioni le troverete là. Grazie. Oggi è una giornata molto bella perché finalmente riusciamo non soltanto ad apprezzare quello che è un luogo, quindi camminando in mezzo alla natura, ma abbiamo avuto la fortuna di avere Francesco Bevilacqua, che ci ha raccontato e ci ha fatto innamorare di tante storie, tanti racconti, abbinato poi anche alla degustazione di un aperitivo che ci è stato offerto quando abbiamo fatto una pausa, con parte finale alla rosa nel bicchiere. Queste iniziative, il cammino di Gioacchino, contano tanto per un territorio? Assolutamente sì. Il cammino di Gioacchino non nasce così, giusto perché ci viene la fantasia di farlo. Il cammino di Gioacchino, l'associazione, ti parlo, nasce da 8 persone che praticamente hanno fatto tutti il cammino di Santiago in Spagna. E la meraviglia di tutti è stata la circostanza che il territorio, specialmente la Galizia, che è l'ultima parte, quella più percorsa, è praticamente uguale a queste vallate, tra Soveria, Decollatura, Carlopoli, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo detto, ma perché noi che abbiamo lo stesso territorio, ma forse anche più bello, perché non ci inventiamo qualche cosa del genere? E questo è avvenuto nel 2018, poi purtroppo siamo stati come tutti bloccati dalla pandemia, ma abbiamo fondato un'associazione che appunto si chiama il Cammino di Gioacchino da Fiore, che prevederebbe un percorso di circa 130 km che da Lamezia, luogo ove praticamente tutti i grandi camminatori sono passati, fino a San Giovanni in Fiore. Il percorso dovrebbe essere diviso in 6 tappe, 6 notti, 5 tappe fondamentalmente, e quindi riuscire a partire da Lamezia ed arrivare liberamente, nel senso che sarà possibile fruire di un'app oppure molto più semplicemente delle normali indicazioni,
per raggiungere questo posto, San Giovanni in Fiore. Le informazioni dove le possiamo trovare al momento? In questo momento noi abbiamo una pagina su Facebook e abbiamo anche l'associazione Cammino di Gioacchino da Fiore e anche abbiamo una pagina online dove c'è, se non sbaglio, adesso se ricordo bene, il percorso per intero. Diciamo che ci sarà un percorso di massima che potrà essere anche variato nei limiti del cammino, appunto, ma i chilometri in totale dovrebbero essere appunto 130. Noi siamo orgogliosi di sapere, per esempio, che una delle tappe, che è quella che dovrebbe andare da Villaggio Mancuso fino a Ciricilla, passerà dalla Pineta di Buturo, che è appunto la pineta che pare che sia stata reputata come il luogo più pulito, con l'aria più pulita d'Europa addirittura. Quindi va bene così. Ecco. Volevo dire un po' di cose sul cammino. Il cammino esce all'incirca nel 2012, quando praticamente io e qualche altro amico, provenendo dal cammino di Santiago, abbiamo pensato di fare un cammino similare, chiaramente non all'altezza della storia del cammino di Santiago che c'è mille anni, ma ripercorrendo quelle che sono le piccole realtà principali del cammino, nel senso che il cammino di Santiago dura da mille anni, come dicevo prima, ed è percorre tutti i paesi che si trovano sulla sua stessa strada. Praticamente quando uno arriva in Galizia mi sembrava di essere in Sila, dove vedevi i pini, praticamente una bella montagna, e ho pensato perché non fare anche noi una stessa cosa. Abbiamo delle tradizioni enogastronomiche fantastiche, dei paesaggi meravigliosi e anche dei personaggi eccezionali, tra cui Gioacchino da Fiore. Praticamente io sono di San Giovanni Fiore, quindi è un personaggio di altissimo livello che conoscono a livello mondiale, quindi il discorso di volere partire e diciamo di fare questo cammino su Gioacchino da Fiore è venuto proprio sulla falsariga di Santiago, per due motivi. Uno, perché come il cammino di Santiago noi vogliamo ripercorrere tutti i nostri paesi dell'entroterra, che purtroppo stanno avendo delle grosse difficoltà, per cercare di dare e rivitalizzarli e farli conoscere all'esterno, perché sono dei posti meravigliosi. E più perché abbiamo sì 800 chilometri di costa, però abbiamo tre parchi nazionali più deserti, quindi abbiamo un 42% del territorio calabrese fatto dalla montagna. Come dicevo prima, una montagna che sta proprio avendo dei problemi proprio in cui i piccoli paesi si stanno svuotando, e quindi l'idea è proprio quella di cercare di ripercorrere questo cammino proprio passando in tutti i paesi che si trovano sulla strada. E perché abbiamo cominciato dalla Mezza Terme fino a San Giovanni Fiore? Perché ci sono dei motivi storici. Perché al castello di Nicastro, quindi la Mezza Terme, si ha la prima volta che Enrico VI, il papà di Federico II, lo Stupor Mundi, ha dato un documento ufficiale in cui dava queste terre a Gioacchino da Fiore. E quindi proprio la Mezza è il punto iniziale del cammino, perché storicamente abbiamo dei dati storici interessanti, per poi arrivare tutto nella zona del Reventino, quindi passare a Fratenia, Decollatura, arrivare a Carlopoli, dove c'è l'abbazia di Corazzo, dove Gioacchino da Fiore visse per quasi 10 anni, dove fu praticamente il priore, e dove lui ha scritto la maggior parte delle opere, per poi passare tutta la Sila ed arrivare a San Giovanni Fiore, dove lui fece il primo proto cenobio a Iure Vetere, e poi da lì, che andò distrutto da un incendio, da lì si passò all'abbazia, all'attuale abbazia di San Giovanni Fiore, di cercare di dare un contributo ai nostri paesi interni, quindi di fare conoscere le bellezze che abbiamo e di valorizzare tutto il territorio, perché valorizzando un cammino si valorizza l'entroterra, si passa nei paesi in cui se passano 15 persone e si fermano, comprano da mangiare, comprano da bere, si fermano a dormire, quindi si crea un valore aggiunto per quel paese. E quindi è estremamente importante che le autorità, quindi i sindaci, il Parco Nazionale della Sila, ci diano mano a valorizzare questo cammino. Perché è importante il Gioacchino da Fiore? Perché è uno dei, a livello proprio ideologico, dei principali protagonisti del Medioevo. Perché lui pensava che
dalla Calabria, quindi dalla Silva Calabrese, quindi dalla Sila, sarebbero potuti partire dei personaggi per diffondere la pace, di cosa oggi ne abbiamo estremamente bisogno. Infatti la cosa famosa, ci sono i tre cerchi trinitari, che è uno dei maggiori simboli di Gioacchino da Fiore, in cui ci sono tre cerchi, perché che simboleggiano l'età del padre, che è quello di Dio, l'età del figlio, che è quella della venuta di Gesù Cristo, e un'età dello Spirito Santo, in cui secondo lui sarebbe dovuto avverarsi nel 1260. Quindi questo perché? Perché dire che noi abbiamo veramente delle caratteristiche importanti, li dobbiamo cercare di valorizzarle e di diffonderle nella maniera più genuina, perché abbiamo tutto, quindi dobbiamo essere noi i protagonisti della nostra storia. Quindi non è soltanto fino a se stesso il cammino. Noi oggi abbiamo fatto sì un cammino, ma abbiamo fatto delle riflessioni durante il cammino. E siccome Francesco Bevilacqua è uno scrittore che tra l'altro scrive per Rubettino, questo mi preme dirlo, è bello sapere che comunque la Calabria è valorizzata, ma non solo sotto il profilo, diciamo, naturalistico, proprio sotto il profilo culturale. Guardi, io penso che i paesaggi e i luoghi, che sono non solo l'anima della Calabria, perché la Calabria è ricchissima di paesaggi, quindi di interazione tra natura e cultura, cioè tra elementi naturali ed elementi umani, tra natura e storia. Quindi i paesaggi ed i luoghi, per essere realmente apprezzati e per diventare realmente attrattivi, devono essere narrati. Quindi chi conosce i luoghi non si deve limitare a mostrare la veduta panoramica piuttosto che la bella pianta o il bell'albero o l'animale che fugge così all'improvviso. Deve anche raccontare la storia umana di quei luoghi, cioè come l'uomo ha umanizzato quei luoghi, come gli ha dato i toponimi, perché li ha chiamati in quel modo, che cosa ci si è fatto nei secoli, come si è trasformato il paesaggio, come bisognerebbe adoperarsi perché il paesaggio venga tutelato e vengano ricordate anche le memorie delle popolazioni, delle comunità che ci stanno. Perché è chiaro che se le comunità non si rendono conto che il paesaggio fa parte di loro stesse, come loro fanno parte del paesaggio, infatti a me piace dire che non c'è una comunità senza un paesaggio, ma non c'è neanche un paesaggio senza una comunità, perché il paesaggio è ciò che l'uomo percepisce. La natura è una cosa, il paesaggio è un'altra. La natura è la natura, è l'essere in sé del creato, delle piante, degli animali, dei fiumi, delle acque, delle rocce, degli alberi, del cielo, delle nuvole. Ma il paesaggio è ciò che l'uomo percepisce di quello che ho detto prima, compresi i segni che l'uomo ha lasciato sul paesaggio. Quindi la narrazione dei luoghi è essenziale, fondamentale, per far innamorare le persone, appassionare le persone dei luoghi. Bisogna raccontarglieli attraverso la letteratura di viaggio, attraverso la letteratura della narrazione, dei narratori. In Calabria ce ne sono tanti che hanno scritto dei luoghi. Raccontargli la storia, la geografia, l'antropologia dei luoghi, no? E allora a quel punto, se si fa questa operazione, noi riconnettiamo ciò che si è sconnesso nei secoli. Cos'è che si è sconnesso? Si è sconnesso il legame tra gli uomini e i loro luoghi. Cioè, io ho scritto in alcuni miei libri che al sud ci si è ammalati di amnesia dei luoghi, cioè la gente non conosce più i propri luoghi e vive in una situazione di coma neurovegetativo topografico. Se uno entra in un bar e chiede a dei giovani, ma anche a dei vecchi, ma mi dice cos'è la pietra delle anime pagane, non glielo sanno dire più, hanno perso la memoria, si sono cancellate queste cose dalla loro memoria. E questo perché? Perché noi abbiamo avuto una sorta di educazione ad un'inferiorità collettiva, anzi un complesso di inferiorità collettiva,
un complesso psicoanalitico di inferiorità collettiva rispetto della civiltà agro-silvo-pastorale, che era tipica del sud della Calabria, e rispetto alla civiltà industriale del nord. Cioè quella valeva, aveva un valore, la nostra non valeva nulla, non aveva neppure dignità. E non aveva neanche prezzo, perché se noi la svendiamo per farci qualunque cosa, è evidente che per noi non ha neanche un prezzo. Quindi noi dobbiamo ritornare, svegliarci da questo coma, guarire dall'amnesia, toglierci questo complesso psicoanalitico di inferiorità e capire che i nostri luoghi valgono quanto tutti gli altri, quanto quelli più rinomati, e hanno una dignità. Non sono niente, come ci sentiamo dire spesso, no? Dai nostri, dagli abitanti dei luoghi, ma hanno un enorme valore. Questo noi cerchiamo di farlo con le associazioni, chi scrive come me, chi fa giornalismo, eccetera. Cerchiamo di farlo per ridare al sud, ai calabresi, questa parte cospicua del nostro patrimonio, che rappresenta, a mio parere, l'unica vera realtà produttiva del sud e della Calabria in particolare.